Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Gesù, ti amo con la tua volontà, vieni di una volontà a pregare in me, poi offri questa preghiera a te come mia, per soddisfare le preghiere di tutti e per dare al Padre la gloria che dovrebbero dargli tutte le creature. Mia Divina Maria, ti amo nella Divina Volontà. Regina Immacolata, Celeste Madre mia, vengo sulle tue ginocchia materne per abbandonarmi nelle tue braccia, per chiederti con sospiri più ardenti che mi ammetta a vivere nel regno della Divina Volontà. Mamma Santa, tu che sei la regina di questo regno, ammettimi a vivere in esso, affinché non sia più deserto ma popolato dai figli tuoi. Perciò, sovrana regina, a te mi affido, affinché guidi i miei passi nel regno del volere divino, e stretto alla tua mano materna, guiderai tutto l'essere mio, perché faccia vita perenne nella Divina Volontà. Tu mi farai da mamma, e come a mamma mia ti faccio la consegna della mia volontà, affinché me la scambi con la Divina Volontà, e così possa restare sicuro di non uscire dal regno suo. Perciò ti prego che mi illumini attraverso questa meditazione per farmi comprendere sempre più e sempre meglio che cosa significa volontà di Dio e come vivere in essa. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Cristo Gesù, venga il tuo regno, venga il tuo regno. Oh mio Signore, Cristo Gesù. Libro di Cielo, volume 4, capitolo 181, 6 marzo 1903. Dopo aver molto stentato, il benedetto Gesù si faceva vedere da dentro il mio interno dicendomi: «Vogliamo andare a vedere se le creature mi vogliono?» Ed io, sicuro che vi vorranno, essendo voi l'essere più amabile, chi avrà l'ardire di non volervi? E lui: «Andiamo e poi vedrai quello che faranno». Ci siamo andati e quando siamo giunti ad un punto dove ci stava molta gente, è uscita la sua testa da dentro il mio interno e ha detto quelle parole che disse Pilato quando lo mostrò al popolo: Ecce homo. E comprendevo che quelle parole significavano se volevano che il Signore regnasse per loro re ed avesse il dominio nei loro cuori, nelle loro menti ed opere. E quelli risposero: Toglietelo, non lo vogliamo, anzi, crocifiggetelo affinché sia distrutta ogni sua memoria. Oh, quante volte si ripetono queste scene, quando il Signore ha detto a tutti: Ecce homo. Nel dire ciò è successo un mormorio, una confusione. Chi diceva: Non lo voglio per mio re, voglio la ricchezza. Un altro il piacere, un altro l'onore, chi la dignità e chi tante altre cose. Con ribrezzo ascoltavo queste voci del Signore e mi ha detto: Hai inteso come nessuno mi vuole? Eppure questo è niente, volgiamoci al ceto religioso e vediamo se mi vogliono. Onde mi sono trovato in mezzo ai sacerdoti, vescovi, religiose, devote, e Gesù con voce sonora ha ripetuto: Ecce homo. E quelli dicevano: Lo vogliamo, ma vogliamo anche il nostro comodo. Altri: Lo vogliamo, ma unito all'interesse. Rispondevano altri: Lo vogliamo, ma unito alla stima, all'onore. Che se ne fa un religioso senza stima? Replicavano altri: Lo vogliamo, ma unito a qualche soddisfazione di creatura. Come si può vivere solo e senza che nessuno ci soddisfaccia? E certuni giungevano a volere almeno la soddisfazione nel sacramento della confessione. Ma solo, solo, quasi nessuno lo voleva. Ma mancando pure che qualcuno non si curasse, non mancando pure che qualcuno non si curasse affatto di Gesù Cristo.
Onde tutto afflitto mi ha detto: figlia mia, ritiriamoci, hai visto come nessuno mi vuole. O al più mi vogliono unito con qualche cosa che a loro piace. Io non mi contento di questo, perché il vero regnare è quando si regna solo. Mentre ciò diceva, mi sono trovata in me stessa. Allora, questo testo era stato già letto, perché si pensava di poterlo meditare nella meditazione di ieri, e preceduto da quell'importantissimo capitolo 180, e con il quale ha certamente dei punti di contatto, ma dinanzi al quale amplia ancora un pochettino gli orizzonti, e trattandosi di passaggi fondamentali non solo per la vita nella Divina Volontà, ma anche per la vita di santità, per la vita cristiana in generale. Ecco, le circostanze poi hanno portato a suggerire di posporre la meditazione di questo testo. È un testo drammatico, evangelicamente fondato, perché c'è la parabola degli invitati a nozze del Vangelo di Luca, che è drammaticamente espressiva dei medesimi concetti. Dice: venite alle nozze, no, io c'ho da andare a lavorare, no, io c'ho da andare al campo, io mi sono appena presa moglie, eccetera, eccetera. No? Quindi Gesù non è voluto. E le motivazioni sono le più svariate e variano, e c'è una distinzione, tra, qui si capisce chiaramente che un gruppo di persone sono laici, laiche, e altri gruppi di persone sono o membri della gerarchia o consacrati, religiosi, religiose. Allora, tra i cosiddetti laici c'è chi proprio non lo vuole a Gesù, cioè nel senso che gli si oppone, gli fa la guerra. Sono sempre stati rappresentati. E dappertutto e in tutti i tempi. Sembra che oggi, almeno in Italia o nei paesi occidentali, non ci sia questo violento accanimento come c'è stato, per la verità, in qualche tempo passato, quindi soprattutto durante il dilagare delle ideologie totalitarie o atee, no? Che volevano, insomma, estromettere anche violentemente il cristianesimo dal mondo. Adesso però c'è semplicemente la indifferenza nei confronti di Gesù. Per molti non è neanche un problema, perché c'è stata la sua sostituzione pratica, reale però, con altri idoli. Non lo voglio, voglio la ricchezza, non lo voglio, voglio il piacere, non lo voglio, voglio l'onore, non lo voglio, voglio la dignità, e chi tante altre cose. È un dramma, perché quando Gesù non è voluto, Gesù purtroppo in un cuore non ci può entrare, perché non forza le libere volontà. Eppure chiunque rifiuta Gesù si autocondanna da solo ad una vita di inferno che comincia qui, e a meno di qualche miracolo, ecco, della Divina bontà e misericordia o intervento estremo, prosegue poi anche nell'inferno eterno dall'altra parte. È veramente impressionante. Fa molto pensare anche l'atteggiamento dei consacrati. C'è anche lì qualcuno che non si cura affatto di Gesù Cristo. Sono le classiche figure
e rappresentate anche poeticamente, sono il classico Don Abbondio. Ecco, qualche persona, diciamo così, che ha bracciato la vita consacrata un po' o per abitudine, a volte anche per ripiego, dando vita a delle figure molto tristi. Però la frase drammatica è: a me da solo non mi vuole nessuno. Mi vogliono sempre, qualcuno mi vuole, ma con qualche altra cosa. Con il nostro comodo, unito all'interesse, la stima, l'onore. E poi c'è il punto molto delicato: qualche soddisfazione di creatura. Allora, tutte queste cose ci rimandano di nuovo, già in parte come ieri, e qui ci dobbiamo fermare. Io spero di aiutare me stesso e anche chi ascolta a capire alcune dinamiche, proprio dell'essere umano, perché se non si smascherano alcune dinamiche, come sto dicendo tante volte recentemente, noi facciamo la fine dei devoti atei, dei praticanti non credenti o, nella peggiore delle ipotesi, degli ipocriti. Allora, la vita nella divina volontà, ma anche la vita evangelica, ha come centro di attenzione il cuore, come è chiamato dalla Sacra Scrittura. Non vogliate giudicare nulla prima del tempo, prima che venga il Signore, dice San Paolo. Egli mostrerà, illuminerà le intenzioni, i desideri profondi e i segreti del cuore. Allora ciascuno avrà la sua lode da Dio. Gesù nel Vangelo dice: attenzione, dove è il tuo tesoro, lì sarà anche il tuo cuore. Che cos'è il cuore? Il cuore è la sede dei nostri desideri più profondi e delle nostre intenzioni più profonde. Noi abbiamo mostrato che è quello superficiale, dove noi ci raccontiamo un sacco di stupidaggine a noi stessi, di bugie, di cose non vere. Alla domanda del perché stai facendo una cosa, diamo subito una risposta che non è vera. Avere il coraggio di dire: questo è quello che io mi sto dicendo per darmi una giustificazione, o per difendermi davanti alle persone, o per farmi bello, o per apparire tale. Ma dire: la nuda verità a se stessi, anche quando fosse cruda, è difficile. Allora, se mi vengono appropriati, qui sarebbe opportuno fare qualche esempio, no? C'è anzitutto la prova al contrario, di vedere se come e quanto i nostri desideri sono sinceri e non frammisti ad altro. Sei disposto a rinunciare a un pochino di soldi, a un pochino di interessi, a fare le cose completamente in maniera gratuita? Qui si parla particolarmente ai religiosi e ai sacerdoti. O alle tue comodità? Facendo esempi concreti, sei disposto, e quindi devi dare delle, come dire, delle dimostrazioni di questo, ma anzitutto a te stesso oltre che a Dio.
a soffrire un po', ecco il valore della mortificazione, no? Sei disposto a rinunciare agli interessi? Beh, non fare le cose mai, non accettare soldi. E quelli che hai, dalli. Vuoi sapere se c'è qualche soddisfazione profonda che tu cerchi? Qualche gratificazione? Questo argomento è terrificante, perché i meandri della psiche sono terribili, e sono i luoghi dove, purtroppo, a mio modestissimo avviso, la nostra volontà umana fa man bassa e il diavolo ci soffia in continuazione. Cosa dice Gesù tante volte negli scritti? C'è gente che compie un sacco di buone opere che non hanno nessun valore ai miei occhi. Cioè anche le cose più sante possono essere macchiate, e anche profondamente macchiate, da questi desideri distorti, intenzioni non buone. Gesù qui usa un'espressione: certuni giungevano a volere almeno la soddisfazione nel sacramento della confessione. Io mi sono chiesto mentre leggevo, ma che cos'è questa cosa? Cosa vuol dire volere soddisfazione nel sacramento della confessione? Forse, non lo so, voler confessare solo le anime gradite, solo le anime a cui si vuole bene. Non lo so. O forse, ecco, per non perdere l'affetto di qualche penitente, omettere di dire, di fare qualcosa. Non credo che qui Gesù faccia riferimento a soddisfazioni brutte, no? Ma sono quelle soddisfazioni affettive, psicologiche. Questo vale specialmente per i consacrati e le consacrate, no? Un consacrato che non abbia il cuore completamente fisso in Gesù, e quindi un'affettività vivissima ma divina e soprannaturale, alimentata dalle fiamme dell'Eucaristia, dell'amore alla Madonna e da tante altre cose, è una persona che, umanamente parlando, è priva di forti affettività. A un certo punto i genitori muoiono, la moglie o il marito non c'è, i figli non ci sono, i legami con i parenti, diciamo così, si sfaldano, si sfilacciano, e la persona rimane affettivamente, da un punto di vista umano, sola. E allora ci sono due cose: o, come dice il profeta Osea, che ieri abbiamo cominciato a leggere nella liturgia, trova in Dio, perché lì si trovano non solo l'amore ma tutte le forme di amore vissuto in pienezza: l'amore paterno, l'amore materno, l'amore sponsale, l'amore dell'amico. Oppure in qualche modo compensa. E ci sono le compensazioni, diciamo, quelle che sono le più innocenti, no? Se vogliamo, no? Che non sono, quindi, come dire, cercare il sorriso, cercare il conforto, cioè, non so, desiderare che un parrucchiano ti inviti a cena, queste sciocchezze qui, che possono, purtroppo, in alcuni rari casi, anche poi, come dire, noi facciamo presto a giudicare. Io certamente non sono una persona che voglia in nessun modo giustificare il male, no? Ecco, ma dietro tante cose, cioè, questo vale sempre, no? Anche dietro i grossi peccati, uno fa un gran lavoro su se stesso, che dice: come sono arrivato a questo? Su quali leve il nemico ha giocato? D'accordo? Su quali leve?
Perché se noi non interveniamo sulle leve, sì, io posso averla fatta grossa, mi vado a confessare, mi pento sinceramente, ma tanto la rifarò. Se le leve sono, come dire, facili bersagli del nemico. Cioè, un sacerdote deve fare la scelta, un sacerdote, un religioso, una religiosa, anche quelli che vivono in comunità, cioè la vita comunitaria di un religioso non è, come dire, lo stare un pochino insieme, dato che non c'ho la famiglia, stiamo insieme, così questo stare insieme compensa. No! La vita comunitaria è espressione, tra l'altro crocifissa, dell'amore fraterno, dell'amore che si dona, del portare volentieri i pesi gli uni degli altri, del santificarsi anche attraverso quella forma fondamentale che è l'amore fraterno e l'amore del prossimo. Ma è molto diverso viverla in questo modo, oppure cercare dalla comunità anche religiosa quel poco d'affetto, di stima e di considerazione di cui tu, umanamente parlando, percepisci il bisogno. Questo non va bene per un consacrato. Così un sacerdote non è che sta chiuso sempre dentro la canonica o dentro la chiesa. Un sacerdote, lo sappiamo bene, va in mezzo alla gente, sta in mezzo alla gente, esce, d'accordo, va incontro, dialoga, parla. Ma attenzione, fa questo come buon pastore, fa questo con Gesù nel cuore, fa questo per portare Gesù alle persone, fa questo per raggiungere anche i lontani, la pecorella smarrita, la persona indifferente. La Chiesa sta chiaramente, insomma, e giustamente esortando uno stile di questo genere, ma si può fare la stessa identica cosa. Un prete può stare sempre in giro, magari perché non prega mai, e magari perché non lo stare sempre in giro, cerca la compagnia, anche onesta, senza che si faccia niente di male, di Tizio, di Caio, di Sempronio, ma questo no. Cioè, ecco perché Gesù dice si fanno molte cose che fatte non hanno nessun valore, perché esteriormente tu puoi fare anche le stesse identiche cose. Ma quello che cambia, quello che è tanto difficile per noi, è andare a vedere cosa c'è dentro, cosa c'è dietro in realtà. Faccio sempre l'esempio, io sono un sacerdote, insomma, no? Un sacerdote che, per esempio, sta sempre in mezzo alla gente, non santamente, ma per cercare compensazioni, gratificazioni, affetto, stima, considerazione. Quando tu gli vai a chiedere, ma perché stai in mezzo alla gente, ti risponderà: perché Papa Francesco sta dicendo che dobbiamo andare in mezzo alle persone, non dobbiamo stare in sacrestia. D'accordo? Che è vero, ma non così. Ecco, cioè, questa è la risposta di facciata, cioè, che succede quando noi facciamo qualcosa che non va alla nostra psiche, è terribile. Cioè, io spero, insomma, adesso poi la meditazione finisce. Cioè, noi dobbiamo sempre darci una giustificazione formale, esteriore, anche anzitutto a noi stessi, e poi a chi ce lo chiede, che quello che stiamo facendo tutto sommato va bene, d'accordo? Ma se noi impariamo a entrare dentro noi stessi, ad ascoltare bene il nostro cuore, a interrogarlo, non c'è bisogno che venga qualcuno a dirti: guarda, non va sta cosa, non è che non va quello che fai, ma non va come lo fai, rettifica, interrogati. D'accordo? Interrogati. Una persona vuota di Dio, un consacrato, una consacrata vuota di Dio, forse non farà grandi danni se si limita, ma certamente non fa molto bene. Perché un consacrato, una consacrata, un sacerdote, solo che uno lo guarda, solo che uno lo incontra, solo che uno lo contatta, ma dovrebbe far venire la voglia del Signore. Il suscitare la nostalgia, cioè uno dice: ma oh, questo ci crede, questa ci crede, oh. Ma davvero? Ma questo prima ancora che apre bocca, da tutto il tratto della personalità, no? Ecco perché si dice sempre, è bellissimo, che la vita nella divina volontà è tutta interiore. Esteriormente, ecco perché non dobbiamo mai giudicare,
Ecco, perché, ripeto, facciamo sempre l'esempio del solito prete. Tu vedi un prete che sta in mezzo alla gente, si possono stare due giudizi opposti. Ah, questo non prega mai, sta sempre in mezzo alle persone. Oppure, ah, questo è un santo prete, perché come vuole il Papa, sta sempre in mezzo alla gente e non sta tutto il giorno a fregare l'orbo in chiesa. Ma non bisogna dire né l'una né l'altra cosa, perché tu non sai con quale disposizione e perché. D'accordo? Lascia perdere. Se lo incontri, tanto meglio, ma noi dobbiamo astenerci dal giudicare il prossimo, perché non conosciamo i cuori del prossimo. Invece dobbiamo fare attenzione di imparare a santamente giudicare, quindi sottoporre a revisione il nostro cuore, non quello degli altri. E chiederci, ma io cosa sto facendo? Perché faccio così? Qui, quando si apre il cuore, io lo dico e so quello che dico, quando si apre veramente il cuore alla luce, quando si chiede a Gesù aiutami, perché io ti voglio, guardate, io ti voglio come unico Signore. Non lo sei? Aiutami a pulire tutto quello che non ti piace. Tu prova a dirgli così a Gesù e vedrai se non lo fa, se sei sincero nel cuore. E essere sincero nel cuore, e attenzione, disposto a soffrire. A soffrire talora non poco. Perché se uno va dentro il proprio cuore può trovare tanto marciume. E può anche dire, ma come? Ma io pensavo, mi ero convinto che stava a fare una cosa tanto buona, ha fatto un disastro. Sì, può succedere. Può succedere. La sofferenza è grande, ma è una sofferenza salutare, perché appena uno fa così c'è il nostro Signore che ci prende subito per mano, anzi ci prende in braccio, come diceva un racconto, e ci sostiene, non permette che veniamo meno, perché le sorprese che si possono trovare possono essere a volte molto brutte sorprese. E i tagli, le rettifiche che si devono fare possono anche essere tagli molto dolorosi, possono essere rettifiche molto incisive, cioè che trasformano le nostre abitudini anche. I nostri orizzonti di vita. Allora, dobbiamo chiederci chi c'è nel nostro cuore. Ricordare la parola di Gesù. Dov'è il tuo tesoro? Lì sarà anche il nostro cuore. Quante volte, me l'avrete sentito, chi segue un pochino queste meditazioni, cioè la divina volontà. Il regno della divina volontà è la perla preziosa, è il tesoro nascosto. Cioè, se lo è, cioè, ma quando uno c'è una cosa preziosa, ma uno non pensa ad altro, cioè, io penso che io sono stato innamorato quando ero giovane, tanto, quando ero innamorato, ma io non capivo più, stavo pensando dalla mattina alla sera, mi alzavo col pensiero, non vedevo l'ora di vederlo, cioè, capite, l'esperienza dell'innamoramento, quando uno la vive. Chi l'ha vissuta capisce subito, cioè non è che io mi devo sta sforzare di stare a pensare alla mia innamorata, ci penso la mattina e la sera, perché? Perché in quel momento è la cosa più preziosa che esiste al mondo, ho perso la testa, come si dice, no? Allora Gesù deve essere colui che ci fa perdere la testa, la Madonna deve essere colei che ci fa perdere la testa, d'accordo? Cioè come uno non pensa a nient'altro. Non nel senso che fa il matto fanatico o l'alienato, no, ma è lui, è lei, e tutto quello che vivo è in lui, è in lei, è con lui, è con lei, è per lui, è per lei. Ma fuori di questo. E cosa dice il Vangelo? Perché Gesù dice che chi non rinuncia a tutti i suoi beni non può essere mio discepolo? Non è che tutti quanti dobbiamo fare come San Francesco, altrimenti tutti quelli che non fanno come San Francesco non potranno santificarsi. Cioè, non tutti effettivamente devono spogliarsi veramente di tutto, devono rinunciare alle cariche, agli onori, cioè, noi non possiamo sapere. Cioè, allora, se dovesse essere così, per esempio, un vescovo o un cardinale, santo non ci può diventare, perché è quello sta in alto nella Chiesa, no? Così come non so, un magistrato, un politico, un capo di governo, ma la santità è appannaggio di tutti. Cioè,
È chiaro che quello deve fare il vescovo santo, deve fare il cardinale santo, deve fare il papa santo, deve fare il presidente della repubblica santo, deve fare il professionista santo. E quanto più stai in alto, tanto più deve essere forte il tuo cuore, perché tu non devi essere attaccato agli onori, alle dignità, alla grandezza, tutto quello che necessariamente accede a un certo ufficio, ma devi essere attaccato a Gesù. E quindi, come se tu fossi la persona più normale di questo mondo, vivere per lui e spenderti per lui dovunque ti trovi. Cioè, questo è il lavoro dei lavori. Ma se noi non entriamo profondamente nel nostro cuore, a volte anche, cioè, contentandoci, come dire, di una religiosità trascinata a volte, no? Quindi, la nostra vita non si sbloccherà. E Gesù ha detto chiarissimamente in questi scritti, tra le altre cose, no? Io non concederò mai il regno della divina volontà a chi non l'ha desiderato, sospirato e a chi mi ha dimostrato, ci ho fatto una catechesi recentemente, le disposizioni per entrare nella divina volontà, che è disposto a qualunque cosa pur di avere questo dono. Dio si dà tutto a chi gli dà tutto. Tutto. Tutto, nel cuore deve essere dato tutto a Dio, tutto. E che tu sia pronto in qualunque momento a tutto, verificalo, provati, provati. Privati di qualcosa che ti sembra essere, non a tempo indeterminato, a tempo determinato. Se Gesù ti chiedesse questa cosa, tu sapresti dargliela? Sapresti farne a meno? Sono esercizi interiori da fare, la meditazione serve a questo. Io non mi contento di questo, cioè di regnare con qualche cosa che a loro piace, perché regnare, il vero regnare è quando si regna solo. Il re è uno, così come questo è, Gesù l'ha trasferito nella Chiesa, no? Il vescovo è uno, il papa è uno, il parroco è uno. Quindi questa fa comprendere come l'autorità deve essere un punto di riferimento particolare, determinato. No, questi chiaramente sono riflessi del... Ma il re è uno. E Gesù vuole il nostro cuore. Il regno di Gesù è un regno di amore, non è un regno di sudditanza. Vuole che sia riconosciuto ed accolto tutto il suo amore, vuole che sia riconosciuta la sua regalità, vuole che sia invocata la sua regalità e vuole da noi il dono di tutto noi stessi, il ricambio perfetto di amore per noi e per tutti, come abbiamo imparato dagli scritti, come stiamo imparando dagli scritti della Divina Volontà. Senza questo, ripeto, torniamo da dove siamo cominciati, corriamo il rischio di cadere nell'essere devoti, atei, praticanti, non credenti o addirittura in certi casi ipocriti, cioè o inconsciamente o, e questo è più grave, scientemente o volontariamente fare la doppia vita. Quindi esteriormente apparire in un modo e poi di fatto essere completamente in un altro. Questo può capitare a livello inconscio, cioè a livello inconscio che significa quando una persona si dà tutte quante le pseudo motivazioni, come abbiamo visto, e non è mai andata a interrogarsi nel fondo di sé. E quindi ha un atteggiamento di ipocrisia, quindi di dissociazione tra le intenzioni reali e quelle che si convince di avere, inconsapevole. Ripeto, più grave è quando invece questa cosa, ahimè, è consapevole e qualcuno sceglie veramente di fare la doppia vita. E qui, grande è il bisogno di preghiera e di conversione.
Bene, Santa Vergine Divina Maria, prendici per mano e portaci dentro noi stessi. Questo viaggio non può farlo nessuno al posto nostro e da questo viaggio dipende la nostra autentica, anzitutto vita cristiana. Prendici per mano con la tua tenerezza materna e aiutaci a scoprire le molte pietre che forse sono, ecco, sigillate dentro il nostro cuore e dove purtroppo ci sono ossa putrefatte. Dobbiamo tirarle fuori senza nessuna paura, con la tua assistenza materna, e portarle a Gesù perché faccia risorgere dalle macerie, ecco, di tanti nostri forse compromessi o tante cose, gli splendori di una vita rinnovata, autentica, sincera, vissuta al suo cospetto. Nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, amen. Ti benedico per aiutarti, ti benedico per difenderti, ti benedico per perdonarti, ti benedico per liberarti da ogni male, ti benedico per consolarti, ti benedico per farti santo, ti benedico dunque nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, amen. Fiat Ave Maria.